Sentiamo ora il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, intervistato dal nostro inviato a Vicenza, Marco Bressanelli. Beh, innanzitutto penso che ognuno sia libero di presentare le mozioni che vuole. Rispetto alla prassi, questa è una mozione tipica di modifica dello statuto che compete al Consiglio federale, quindi al Congresso federale, per cui non ci sono altre motivazioni. Quindi compete al Congresso federale, quindi non ci sono altre sedi dove votarla. Quanto alle motivazioni, staremo a sentirle. Quanto a quello che uno può immaginare, immagino che se questo serve per risolvere il problema Bossi, fra virgolette, penso che il problema è il contenuto, non il contenitore. Non penso che se Bossi non ha più questa carica venga zittito o ci siano altre motivazioni. Dopodiché sentiremo chi presenta queste mozioni, che argomentazioni ha. Ma tra le motivazioni si dice che non, in considerazione dei fatti avvenuti in questi anni, è perché deve essere allontanato il concetto che la Lega è un movimento politico di proprietari Bossi. Io sono assolutamente convinto del fatto che sia un principio sacrosanto. La Lega non è proprietà di nessuno, neanche di chi pensa che ci siano le linee di sangue da premiare rispetto ad altre. Lo dico con estrema serenità, visto e considerato che ho sempre detto che il cervello l'ammasso non l'ho mandato, il che significa che bisogna anche usarlo ogni tanto. Ma senti, Presidente, rispetto alla... cioè, di fatto qui oggi si compie un gesto simbolico importante per la Lega, specialmente per chi come te è nella Lega da una vita. Cioè, la messa in discussione della figura di Bossi, anche nell'ultima riserva indiana che aveva, che era quella della presidenza onoraria. Cioè, Bah, per la Lega è uno guarda, spartiacque. rispetto alla presidenza onoraria, di certo non ho negoziato io con Bossi la sua presidenza onoraria. Vorrei anche ricordare che altri hanno negoziato questa posizione per il padre nobile. Quante volte abbiamo sentito parlare del padre nobile? Quanto al fatto che la Lega non sia proprietà di Bossi e soprattutto che si sia inaugurato un nuovo corso è sotto gli occhi di tutti. Penso che mi fermo qui, nel senso che poi sentiremo le argomentazioni. Cioè, io sono assolutamente, come si può dire, disincantato da in tutte le forme, per cui starò a sentire quali sono le argomentazioni. Però mi preoccupa un po' che se qualcuno pensa di zittire Bossi togliendogli la presidenza, mi sa che non conosce Bossi.